Nell'organizzazione dell'estate in città noi ci siamo attenuti a due principi aspiratori come tradizione. Il primo, coniugare intrattenimento a cultura. C'è sicuramente un'attenzione per lo spettacolo di divertimento, ma anche un'offerta per chi vive l'estate come occasione di arricchimento. C'è la grande attrazione per un pubblico ampio, ma anche momenti più ristretti per gli appassionati di poesia, di cinema, di musica classica o di arte, di mostre presso i nostri musei. I primi destinatari sono i cittadini della nostra città e della provincia, ma noi sappiamo che ormai l'estate in città, nella sua struttura consolidata, valica confini del nostro territorio. Abbiamo diffuso il materiale pubblicitario anche nelle vicine località turistiche, convinti che una puntata di sera fino a Pordenone varrà sicuramente la pena. Secondo principio ispiratore, coinvolgere le numerose associazioni culturali e non di Pordenone, che hanno diritto come al solito numerose. Noi certamente abbiamo chiamato la grande star che viene da fuori, che attira un pubblico folto, una massa larga di persone, ma la scommessa era proprio anche questa, che l'estate in città fosse l'occasione di esprimere la vivacità culturale, la ricchezza viva che c'è in questo nostro territorio. Estate in città a Pordenone, due mesi di pura passione, più di 250 appuntamenti, più di 60 associazioni culturali, sportive del tempo libero del nostro territorio coinvolte in 13 luoghi diversi della città, 66 appuntamenti per i bambini che li vedono coinvolti nei laboratori d'arte, di figura, le letture, le visite guidate, 24 spettacoli teatrali dal teatro popolare, il teatro per i bambini, il teatro acrobatico, 45 spettacoli musicali di vario genere, 34 incontri sul cinema e tanto altro ancora. E per gli appassionati d'arte e di natura, la visita a una delle 7 mostre in programma, piacevoli sorprese li attendono. La conclusione, come da tradizione, il 31 agosto in piazza 20 settembre con Concerto Grosso, con l'orchestra e coro San Marco e il gospel del Friuli Venezia Giulia. Un'estate quindi piena di sentimento, di emozioni, ma anche un grande impegno di coordinamento e organizzazione degli uffici comunali coinvolti. Un ultimo obiettivo è superare le 70.000 presenze e quindi buona estate con noi. Brava, brava, proprio bello. Stiamo facendo le magliette della pace, sono delle magliette che i bambini stanno realizzando con dei colori apposta per stoffa e con la stampa delle foglie. È una tecnica molto semplice per avvicinarli un attimino a quelli che sono i primi passi della pittura su maglietta e si ottengono anche dei buoni risultati. Eccola qua, la fai vedere tu, Ellie? Tira lassù. L'estate in città di Pordenone, anche per quel che riguarda la musica, è una grande kermesse, ricchissima di eventi e di manifestazioni le più diverse, le più diversificate. Questo per venire incontro alle esigenze di un pubblico il più eterogeneo possibile, dai giovani che evidentemente chiedono il rock, agli anziani che magari preferiscono il concerto della banda piuttosto che il concerto lirico. E infatti c'è spazio sia per il rock, sia per la classica, l'orchestra, i gruppi da camera, certamente le bande, la musica abbinata all'immagine.
una serie di manifestazioni, ripeto, che riempiranno la città di Pordenone e i luoghi deputati per il mese di luglio e di agosto. Questa manifestazione ha delle peculiarità, ci sono il grande concerto iniziale, il grande appuntamento finale e le anticipazioni. Quest'anno le anticipazioni sono il concerto gospel con un coro proveniente dagli Stati Uniti, poi l'opera lirica, il carro di Tespi che porta l'opera lirica nelle piazze del Friuli Venezia Giulia. Il concerto di apertura è un grande concerto lirico-sinfonico, l'orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia, diretta da un direttore locale, ma certamente bravissimo, Eddie De Nadai, con tre voci soliste per un repertorio tutto italiano, Donizetti, Verdi e così via. Il concerto finale è un altro topos, è una formula direi tutta pordenonese, l'orchestra e coro San Marco che ha inventato il concerto grosso. Il concerto grosso è una forma di contaminazione molto simpatica dove una band rock è contornata dall'orchestra sinfonica tradizionale degli archi e dei fiati. Il risultato è una contaminazione di generi che piace sia al pubblico diciamo del concerto tradizionale sia al pubblico dei giovanissimi, quelli che amano il rock e la musica amplificata. Ci sono dunque i grandi eventi, il concerto del cantautore Franco Battiato, il Festival Show con Radio Birichina e Belle Monella, il Festival Blues. Ci sono poi i luoghi e le giornate deputate, la domenica mattina i concerti aperitivo nei musei, il mercoledì gli appuntamenti con la classica, il giovedì per il jazz nella chiesa e chiostro di San Francesco. I concerti nel Duomo, tre appuntamenti, due sacri e il Festival dei Cori. Palazzo Gregoris, le scuole Gabelli per visioni sonore, quindi tutto un pullulare di attività ad opera delle associazioni culturali e musicali che lavorano all'interno della città di Pordenone, come la Pro Pordenone, come la Farandola, che sono scuole di musica, il CEM, l'Orchestra e Coro San Marco, la collaborazione consolidata da anni ormai col Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, naturalmente Cinema Zero per musica e immagine, Folkest per il concerto del gruppo albanese che sarà ospitato nella città di Pordenone, e quindi per una proposta musicale la più varia, la più interessante, che spazia dalla musica leggera alla classica, dal jazz alla banda tradizionale, le bande che si esibiranno nel Parco di San Valentino.